Praia Gallipoli, oggi è American Bar, il più grande American Bar d'Italia per splendide serate sotto il cielo stellato di Gallipoli, all'insegna dello show, della musica, delle performance artistiche e nel pieno rispetto delle norme Covid. Ingresso solo con Green Pass. Benvenuti al consueto appuntamento quotidiano con Verso le elezioni, il format che ci sta permettendo di conoscere appieno tutti quelli che sono i comuni al voto a livello regionale. Oggi siamo nel Salento. Nel Salento 21 comuni al voto, abbiamo scelto quelli più rappresentativi per illustrare quali sono i programmi elettorali, le visioni della città ed ovviamente i candidati. Oggi, come vedete alle mie spalle, c'è proprio lo stemma di Gallipoli, siamo nella sala consiliare del comune di Gallipoli, quindi ospiti del palazzo di città, e conosceremo meglio quelli che sono i candidati alla poltrona di primo cittadino e ovviamente la cosa più importante anche i loro programmi. Sapete benissimo già come si svolge il confronto elettorale: 3 minuti a candidato per rispondere a 7/8 domande comuni a ogni candidato. Ovviamente il numero delle domande è indicativo, perché laddove ci dovesse essere degli argomenti da approfondire che usciranno fuori nel corso del dibattito, affronteremo quelli a scapito delle domande che abbiamo pensato a sottoporre ai nostri candidati. Si partirà a turno, ogni candidato avrà la possibilità di rispondere per primo a una domanda e poi a scalare, in modo da dare la possibilità a tutti di rispondere di getto, ma anche di pensare meglio a quello che vogliono dire. Ma io non mi dilungherei oltre, vi presento direttamente i candidati che il 3 e il 4 ottobre si sfideranno direttamente nelle urne di Gallipoli. Diamo il benvenuto a, ve li presento ovviamente in ordine di seduta, diamo il benvenuto a Flavio Fasano, Futura Gallipoli con 5 liste. Benvenuto a Flavio Fasano. Buon pomeriggio a voi. Diamo il benvenuto a Stefano Minerva, sindaco tra l'altro uscente di Gallipoli, candidato con 12 liste al seguito. Benvenuto sindaco. Ciao a tutti e grazie. E diamo il benvenuto a Luca Murra, candidato ufficiale di Fratelli d'Italia. Benvenuto. Ciao, grazie. Partiamo subito con una domanda molto morbida e anche un po' scontata per il primo cittadino. Risponderà per primo Luca Murra: cosa vi ha spinto a candidarvi? Allora, per me è semplicissimo rispondere, perché io sono il rappresentante del partito di Fratelli d'Italia, e in questa competizione non potevamo stare a guardare comunque due candidati, Stefano Minerva e Flavio Fasano, e non potevamo scegliere se andare da una parte o dall'altra, perché noi comunque, stando nel centrodestra, abbiamo voluto dare un segnale a tutta la cittadinanza di presenza sul territorio, e quindi non magari come hanno fatto altri che si sono ritrovati a scegliere tra Fasano e Minerva. Quindi niente, la nostra, oltre ad essere una testimonianza, è anche proprio un segno di dignità nei confronti di un centrodestra che c'è a Gallipoli. Fermo un attimo, il timer l'abbiamo fatto partire, eh? Perfetto. E che si sarebbero ritrovati senza un simbolo, quindi per questo. Quanto è rimasto per il signor Murra? 2 minuti? Quindi a 2 minuti di risposta, okay. Che può approfondire. Posso ancora, o usarlo in seguito? Okay, continuo. Poi ovviamente la scelta è anche dovuta al fatto di scendere in campo, perché ovviamente non condividiamo l'ultima amministrazione, l'amministrazione uscente, perché da tanti punti di vista la città, secondo me, in questi 5 anni... secondo la mia opinione, è stata ferma e si è continuato soprattutto su quel turismo che già proveniva dagli ultimi 10 anni, si è continuato sulla stessa strada, a percorrere la stessa strada e a non dare un segno di cambiamento e di risvolta, così come era stata annunciata nel 2016. E quindi per questo ci candidiamo, proprio per questo motivo, per poter dare un'alternativa a i due candidati, Flavio Fasano e Stefano Minerva, soprattutto per un cambiamento
di... qua, ok. Terminato? No, ma ancora qualche secondo. Perfetto, perfetto. No, vabbè. Un minuto. Preciso per lei. Va bene così. Allora abbiamo un minuto che Murra potrà utilizzare in seguito, quindi riazzeriamo il cronometro. Stessa domanda a Minerva, anche se Minerva in realtà è sindaco uscente, quindi porta, riaccetta per la seconda volta una sfida con la città. In realtà nella città di Gallipoli non è così scontato che un sindaco riesce a ricandidarsi dopo il primo mandato. È la prima volta nella storia di Gallipoli che un sindaco riesce a terminare tutto il suo mandato amministrativo e che viene ricandidato a sindaco della città. Perché ho accettato di ricandidarmi? A pochi mesi dalla fine del mandato ho tenuto una riunione di maggioranza con tutte le forze politiche, i soggetti che mi hanno politici che mi hanno sostenuto 5 anni fa in questi 5 anni e gli ho chiesto, arrivati a questo punto, che cosa vogliamo fare? Dobbiamo continuare? Volete che facciamo scelte diverse? C'è qualcuno che pensa che qualche altra persona o qualche altra idea può rappresentare meglio la città? E devo dire che all'unanimità tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto e accompagnato nei 5 anni mi hanno detto: Stefano, andiamo avanti, perché in 5 anni abbiamo iniziato un bel percorso e dobbiamo continuare su questa strada. E allora la maggioranza uscente all'unanimità, tant'è che tutti quelli che sono stati con me politicamente fino alla fine del mandato hanno deciso di risostenermi, a quelli poi si sono aggiunti anche altri movimenti civici, altre associazioni cittadine che hanno voluto scendere in campo in prima persona costruendo la loro lista per darmi il supporto e la vicinanza. E ovviamente con queste ragioni di profondo senso politico e di volontà forte di continuità rispetto al percorso fatto, non potevo tirarmi indietro e ho accettato per questa grande coalizione, tant'è come ha detto abbiamo raggiunto il numero importante di 12 liste, non era mai successo neanche questo, che a Gallipoli un candidato sindaco avesse 12 liste a sostegno, e ovviamente ho detto sì e siamo partiti in questa bellissima avventura di questa nuova campagna elettorale. Grazie mille a Minerva. Quanto tempo ha impiegato Minerva? Per 2 minuti anche lui, quindi anche lui è a credito di 1 minuto. Flavio Fasano, stessa domanda, cosa l'ha spinta ad affrontare questa ennesima sfida con la città? Beh, io 5 anni fa mancai l'obiettivo per pochissimi voti, ed ebbi 1300 voti circa in più delle mie liste, quindi ho sempre beneficiato dell'affetto e della stima del 50% circa della città. Ho cercato di fare dall'opposizione un lavoro di sicuramente di vigilanza come compito dell'opposizione sull'attività dell'amministrazione, ma poi soprattutto sono stato oggetto di tantissime insistenti richieste di continuare, di non abbandonare, perché la delusione dell'amministrazione uscente che ha ingenerato è tanta e tale da essermi sentito in dovere di costituire la vera alternativa ad una riconferma del sindaco Minerva, nel senso che l'alternativa viene fuori proprio dalle mancate soluzioni dei problemi, dalle promesse fatte e non mantenute e soprattutto da una illusione di città che è stata data rispetto ad una realtà di città che purtroppo è profondamente diversa da come poteva essere e doveva essere. Quindi la mia presenza in questa tornata elettorale è dovuta ad una continuità di azione politica che non è mai venuta meno, quindi era nella realtà delle cose. Soprattutto, ripeto, alla luce dello scorso risultato che ci lascia ben sperare questa volta in una possibile vittoria da parte della gran parte della città che vuole tangibilmente un'alternativa. Grazie mille, credo che anche Fasano abbia 1 minuto, vero, di giacenza, se possiamo chiamarlo così in termini di minuto. Avete fatto tutti riferimento alle liste, tra l'altro delle liste di cui si è parlato anche molto, anche noi nei nostri TG Antenna Sud abbiamo analizzato i componenti all'interno delle varie liste, che spesso magari nelle liste civiche confluiscono anche anime che non sono proprio
delle sue liste, dei suoi candidati rispetto agli altri? E il valore aggiunto è una coalizione molto larga. E vi assicuro che specialmente nella città di Gallipoli, ma in generale, è molto più semplice dividere. O la città è stata abituata a modi di fare che tendono a creare discordia e a dividere. Io invece ho fatto il contrario, ho tenuto insieme le persone, anche quelle con storie diverse, anche quelle provenienti da culture diverse, anche quelle che alle politiche hanno votato partiti diversi, molto diversi fra di loro. E però a Gallipoli sentivano il bisogno, l'esigenza di voler dare una mano a un ragazzo che 5 anni prima aveva vinto per circa 300 voti, ma che aveva superato il 50% e che ha dimostrato di costruire un'idea di città in cui non c'è ostacolo per nessuno, in cui tutti possono avere accesso al dialogo con il sindaco, in cui una buona idea diventa la buona idea dell'amministrazione, in cui la possibilità di dare una mano, dare un contributo, chiedere ascolto, dare un consiglio diveniva poi un'attenzione vera da parte dell'amministrazione rispetto alle problematiche della città. E poi è chiaro che non tutto si può risolvere, che ci sono cose che sarebbero potute essere fatte in maniera migliore, ma questo atteggiamento in questi 5 anni, questo lavoro ha portato a questo grande consenso popolare, a questa grande voglia da parte di tutti in maniera civica di dare un contributo per la crescita della città, sposando il mio progetto, il nostro progetto, un progetto che non vede un uomo solo al comando, ma un progetto che vede una squadra attorno ad una persona che, come dire, riesce a dare la visione, a dare le idee, e poi tutti insieme si lavora percorrendola, per costruirla. E questo è un grande valore aggiunto, quello di superare alcuni limiti o alcune barriere che storicamente c'erano, e tenere la città unita intorno ad un'idea di città, al netto della cultura di provenienza, dal passato o da quello che si pensa rispetto alle storie di 20, 30, 40 anni fa. Io tengo insieme persone che per una vita magari hanno fatto cose diverse, ma che oggi si sentono unite intorno ad un progetto, intorno ad un'idea di città. E questa per me è una grande soddisfazione, un grande, come dire, è un grande riconoscimento al mio lavoro e al mio modo di essere, un riconoscimento che è stato un modo di essere, un modo di lavorare che è stato ripagato, e le 12 liste sono il frutto di questo e sono un valore aggiunto e una forza importante per la città. Benissimo, grazie mille a Minerva Fasano. Anche lei, nelle sue liste tante anime, tanti nomi che spesso sono riconducibili a dei partiti ma che hanno abbracciato un progetto civico. Qual è il valore aggiunto del vostro gruppo? Io fino al 2009 ho avuto sempre solo un'unica tessera di partito, da quando avevo 18 anni. Sono stato del Partito Comunista Italiano e ho seguito il Partito Comunista Italiano in tutte le sue evoluzioni, fino al PD. Nel 2009 ho lasciato la tessera del PD, pur essendo amico personale di D'Alema, pur avendo un rapporto diretto, perché per me la politica è esattamente un'idea di società, un modello di società, ed è passione, tensione ideale, non è scorciatoia per fare qualcosa di diverso. Quando la mia idea di quella sinistra che immaginavo ha incominciato a divergere, io ho lasciato la mia tessera e non ho più preso altre tessere. 5 anni fa già detti vita ad un'associazione, Gallipoli Futura, e le 4 liste di 5 anni fa erano totalmente civiche. Voglio precisare una cosa: non basta togliere il simbolo di un partito per far diventare una lista di partito una lista civica. Io rimprovero nella parte diciamo che sostiene il sindaco uscente delle liste di partito camuffate. Noi teniamo in quella lista teniamo esponenti illustri della Lega, teniamo dirigenti illustri del Partito Democratico, non abbiamo però i simboli né della Lega né del Partito Democratico. Ecco, a me non appartiene questo trasformismo. Quando sento dire movimenti civici più 5 Stelle, mi permetto di dire l'unica coalizione civica, intendo per coalizione civica, nessuna appartenenza a partiti politici, ma militanza sicuramente di tanti più partiti politici, appartiene alla mia parte politica.
Siccome mi sento di rappresentare per davvero lo spaccato della società gallipolina, al di là del numero delle liste, perché non è una questione numerica, se il numero delle liste dovessero essere quelli che legittimano a tavolino la vittoria, noi non dovremmo nemmeno fare campagna elettorale. E invece la qualità della provenienza delle persone, non la qualità delle persone, attenzione, la qualità della provenienza. E allora nelle mie liste, gli 80 candidati che stanno parlando tranquillamente sui palchi, autonomamente, senza nessun burattinaio, stanno dimostrando la condivisione reale dei problemi della città e la voglia di impegnarsi qui sì su un programma e su un progetto di città insieme a me. Posso 10 secondi? Arrivato. Allora mi faccia, se la può puntare, faccio rispondere Murra e a lei ha un minuto per poter rispondere, non 10 secondi. Murra, stessa domanda. La sua tra l'altro è l'unica lista con un simbolo di partito chiaro. La mia è l'unica lista, però a tal proposito io voglio un attimo partire un po' da lontano, perché io ho provato a riunire il centrodestra, però parlando con gli altri rappresentanti del centrodestra, la risposta che ha avuta è sempre stata siamo perdenti, preferiamo andare dove si vince, bisogna vincere. Allora, siccome per me, per come ho detto prima, la dignità viene prima di tutto, cioè noi possiamo anche perdere, ma intanto ci siamo, abbiamo messo la faccia e per questo devo ringraziare i 15 candidati che sono con me, che sono liberi e che non hanno avuto nessun tipo di promessa, e anzi devo aggiungere che a volte è anche difficile fare la lista, soprattutto nella mia situazione in cui si andava a sfidare due mostri sacri. Scusa Luca, 16 candidati? No, no, sono 15, con me 16. Ah, no, con me, giuro, no, 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 sono 15, sono 15. Sono 15. Non quindi, era polemico, in giuro. No. Quindi nel fare la lista è stato anche non difficile fare la lista, ma provare a fare un'altra seconda lista era molto difficile, perché le persone comunque avevano anche una sorta di timore nel candidarsi, perché si andava ad affrontare due mostri sacri della politica a Gallipoli, e quindi già devo dire grazie a quelle persone che hanno messo la faccia per la passione, perché mossi dalla passione, perché ci credevano veramente in un progetto che va al di là di questa competizione elettorale, ma di far crescere un partito che, ricordiamo, adesso è il primo, tra tutti i sondaggi, è il primo posto in Italia. Quindi il nostro obiettivo è quello di far crescere anche Fratelli d'Italia a Gallipoli, e iniziamo da questa campagna elettorale. E niente. Perfetto, un minuto ancora lei. Minerva, un minuto per sì, rispondere. Sì, solo per correggere Flavio Fasano. Questo lo poteva dire 5 anni fa. Io con molta lealtà ho detto che, come il governo Draghi, in un momento di necessità, più forze politiche si sono unite. Non l'ho nascosto. Cioè ho detto che ho tenuto insieme persone che a livello nazionale hanno votato partiti diversi. Ma il candidato Flavio Fasano, mentre 5 anni fa poteva dire questo, oggi non lo può più fare, perché non è una coalizione solo civica, visto che c'è il sostegno forte del senatore Barba e di Antonio Barba e di Alessandro Buccarella, candidati che hanno, diciamo, sono dirigenti di Forza Italia, tant'è che sotto il simbolo di Forza Italia oggi nella sede c'è un'iniziativa, solo per chiarire questo e per onore di verità. Posso? Finito il minuto di Minerva. Minerva ha terminato il suo minuto, abbiamo il minuto di recupero di Murra e poi ritorniamo da Fasano. No, si inizia un po' si apre un po' il dibattito a proposito sempre delle liste, cioè si parla di civismo e di partiti. Stefano giustamente dice Flavio non può parlare di civismo, perché comunque ha messo dentro anche un'altra forza, Forza Italia, così come lui ha messo dentro altre forze di centrodestra, che però per poterle mettere si è dovuto togliere il simbolo del PD e fare una lista civica per poter comunque mascherare, perché sennò c'erano comunque questi contrasti interni, perché la Lega l'ha tolto, a questo punto ha tolto l'unico partito che c'è, è il Movimento 5 Stelle, quindi giusto per chiarire, di civismo non c'è moltissimo, ecco. L'ho detto con c'è una destra e una sinistra, cioè, È chiaro. Un minuto per Flavio Fasano per rispondere a questo e poi partiamo. Anche meno, no, la precisazione è obbligatoria. Io non ho Forza Italia con me, ho 80 candidati, due dei quali militano in Forza Italia. Il percorso politico del senatore Barba, che è stato autorevole esponente di quel partito, non significa che Forza Italia appoggi me. E quello che ho detto prima, le provenienze dei miei candidati, anche di partito, sono poliedriche.
Ma dire che io ho i partiti dietro o dentro è una cosa non vera, perché se dovessi vincere io non devo dar conto a nessuna segreteria politica di partito, non devo dar conto a nessuna coalizione di governo o di opposizione, perché ritengo che sia davvero un governo civico quello che nasce. Però giusto per chiarezza, perché noi poi purtroppo facciamo i giornalisti, quindi vi seguiamo, io le faccio una domanda proprio personale, visto che lei ha detto che non c'è Forza Italia e non ho motivo per dubitare, quindi mi chiedo, il consigliere regionale Paride Mazzotta e il sottosegretario Sisto, l'onorevole Dattis e il senatore Damiani oggi verranno alle 21.30 a prendere un caffè con lei in amicizia? Oggi vengono perché un loro esponente autorevole, il senatore Barba, ha comunque ufficializzato il sostegno a me, ma come persona, non come partito. Quindi in amicizia verranno? No, c'è il simbolo no, non c'è il simbolo. No, Stefano, sul mio palco non c'è mai stato il simbolo. Sulla locandina sì, ma no, allora mi spiego. È un'iniziativa di Forza Italia che io accetto e ringrazio, ma non è un sostegno nelle liste che Forza Italia dà. Abbiamo chiarito. La differenza è netta. Era doveroso però specificarlo, perché poi a noi arrivano i comunicati, noi sembriamo quasi bipolari, no, poi diamo delle informazioni che poi vengono magari... Dottoressa, non sto prendendo le distanze dall'iniziativa, sto apprezzando l'iniziativa, che è un'iniziativa autonoma di sostegno a me, ma non per questo non sono civico, questo voglio dire. Assolutamente. Antonio Barba e Buccarella, che sono espressione di Forza Italia, non stanno dentro le mie liste. Come se vince... Se dovessi vincere io, mica fanno il gruppo di Forza Italia. Grazie Fasano. Come vi avevo accennato, il dibattito sulle liste infiamma molto sia i candidati sia l'opinione pubblica, perché effettivamente poi Gallipoli ama molto, i gallipolini amano quello che è il clima politico, ci si conosce e quindi poi si parla. Allora abbiamo preferito anche chiarire in questo dibattito che i rappresentanti stessi, i protagonisti di questa competizione che poi si concluderà nelle urne il 3 e il 4 ottobre, chiariscano poi quelli che sono i rispettivi rapporti. Ripartiamo da Fasano con una domanda, la domanda comune a tutti e tre i candidati, ma allora dove avete voglia di approfondire, come avete visto, e questo è il format molto aperto, possiamo tornare su varie tematiche. Parliamo di turismo, parliamo di Gallipoli, ovviamente si parla di turismo. Gallipoli è una cittadina ormai conosciuta non soltanto a livello nazionale ma a livello mondiale, possiamo dire, perché abbraccia anche quello che è il turismo europeo ed estero, ma spesso il turismo gallipolino viene definito un turismo maleducato. Ecco Fasano, cosa fare? Qual è il suo progetto di turismo dal 2022 in poi? Allora, io devo fare una premessa oggettiva. Qualsiasi amministrazione di qualsiasi città deve indicare con la propria azione amministrativa il target di riferimento che vorrebbe venisse attratto nella propria città. Ma lo fa non con un decreto, non c'è... A volte Stefano Minerva ama così punzecchiarmi dicendo che io sono contro i giovani e lui invece a favore. Qua non si tratta di età, si tratta di comportamenti. Una città senza regole, e purtroppo lo dico a malincuore, malgrado le sei stagioni estive a guida del sindaco Minerva, ha fatto sì che ci fosse una degenerazione graduale ma costante del fenomeno del turismo da invasione, che non è un turismo, per carità, da censurare, è semplicemente un turismo che viene qui, viene in abbondanza e non si sa dove dormono e nessuno controlla dove vanno a dimorare queste persone, questi giovani. È un turismo incontrollato negli atteggiamenti, si passeggia sul Corso Roma in mutande da bagno, e si va in bicicletta contromano. Ecco, allora, una città che non riesce a, diciamo, controllare i comportamenti dà per forza un'immagine della città dove si può fare quello che si vuole. L'idea che abbiamo noi è di mettere un punto fermo. Non c'è turismo di età. Gallipoli è una città che deve vivere 365 giorni l'anno. Quando sento parlare di destagionalizzazione, è un termine secondo me superato,
Bisogna fare una politica di valorizzazione del centro storico, che non c'è mai stato, far venire le persone che vogliono godere dei nostri ambienti storici più apprezzati, la visita al castello, la visita ai frantoi ipogei, la visita alla cattedrale, alla nostra pinacoteca, che la gente non parla più di Gallipoli per questo, perché non è stata valorizzata l'arte e la cultura, la gente viene per il mare e per le discoteche. Discoteche che purtroppo sono state chiuse per via del Covid e che anche questo spero che non accada più, che possano lavorare, ma l'idea pubblica che abbiamo dato è la città dello sballo. Quando hanno chiuso purtroppo il Sanzara e il Parco Gondar, il sindaco Minerva ha quasi detto ma noi adesso cambiamo rotta, abbiamo un altro modello. Il sindaco Minerva non ha fatto nulla per indirizzare, ha subito gli eventi che accadevano e oggi ci troviamo come ci troviamo. Andiamo avanti a Murra, ma ovviamente Minerva poi avrà i minuti per rispondere. Murra, stessa domanda, tra l'altro lei opera anche nel settore turistico. Sì, vedi, allora io per quanto riguarda il turismo, io ho una data ben precisa da quando il turismo a Gallipoli ha iniziato a rovinarsi, cioè dal 2010. Dal 2010 noi per ogni anno abbiamo visto che siamo andati sempre più a peggiorare. Prova ne è che ogni anno le persone dicono sempre la stessa frase: come quest'anno peggio degli altri anni, e continua ogni anno a dire, si dice sempre questa frase. Perché? Perché dovremmo individuare le cause del turismo. Noi nel 2010, dai primi anni del 2010, che cosa è successo? Gallipoli, su Gallipoli è stata fatta la promozione solo di un prodotto, e promozione fatta in tutta l'Italia e anche fuori, e ossia si è promosso la musica, gli aperitivi, le spiagge. L'amministrazione secondo me è stata assente in questo, allora il privato, restava solo il privato che faceva promozione, e il privato ha fatto quello che voleva, perché in mancanza dell'amministrazione è normale che un imprenditore fa quello che vuole, se non vengono messi i paletti si muove ovunque. Quindi che cosa succede? Iniziano ad arrivare questi ragazzini, perché era il target che si è andato a colpire. Prima Flavio parlava di target, noi dobbiamo capire quale target vogliamo andare a colpire. Perché dovremmo avere, più che pensare al programma facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, dovremmo pensare che tipo di visione abbiamo da qui a 10 anni per poter iniziare a programmare. Come vogliamo Gallipoli? Cosa si vuol fare? Si vuol chiudere le discoteche? Va bene. E dove andiamo? Cioè l'amministrazione è mancata in quella, a dire alla cittadinanza dove si stava andando. Allora io sarò un sognatore, sarò un visionario, però c'è quello che la città che mi piacerebbe è una città ordinata, pulita, fatta di turismo, un bel turismo e non quello che ogni anno abbiamo sul Corso Roma o comunque nel paese, ma questo dobbiamo individuare, ripeto, le cause. Oltre alle cause bisogna anche capire che a Gallipoli mancano le infrastrutture, se non si interviene sulle infrastrutture non potremo mai alzare il livello del turismo su Gallipoli. E quando parlo di infrastrutture quindi mi riferisco sia al privato che al pubblico, perché parliamo di finanziamenti, cioè io penso che quando si fa, io come hai detto tu opero nel settore turistico, io quando faccio locale la prima cosa che ho in mente è l'idea di che locale fare, poi mi rivolgo comunque a un consulente, a un architetto, dove io espongo la mia idea e gli dico adesso disegnamela e poi ci confrontiamo insieme, esce il locale. So a quale target rivolgermi, faccio pubblicità, promozione, promuovo il mio prodotto su quel tipo di target. Quindi io mi affido a chi? Mi affido a un professionista, perché non sono capace, mi affido a un professionista che mi disegna il locale. Ecco, Gallipoli per me i due settori importantissimi sono l'urbanistica e il turismo. E se non, in questi due settori non si individuano dei professionisti, persone competenti, noi resteremo sempre con questo, manterremo la città sempre in questa maniera, così come adesso. La risposta di Minerva, la mia domanda, la quale hanno risposto già Fasano e Murra, è la sua visione di turismo, ma ovviamente sindaco, diverse punzecchiature sono arrivate dai suoi competitor. Innanzitutto diciamo che Gallipoli è una città turistica e noi turisti li dobbiamo continuare ad attrarre. Partiamo da quest'anno dove tante sono state le critiche e tante le cose che non sono andate, nessuno voleva orde di persone a sporcare la città o nessuno vuole quel turismo maleducato che purtroppo in una certa fetta c'è stata quest'anno. Però primo, Gallipoli mantiene da 5 anni numeri impressionanti di presenze, che sono la prima cosa che dobbiamo salvaguardare, perché se noi cacciamo le persone o passa il messaggio che qualcuno non vuole pezzi di turismo, noi, e questo lo sa anche Luca,
che opera nel settore del turismo e ha operato a 360 gradi, dalle spiagge ai locali serali, ai ristoranti e via di seguito, sa che se non ci sono persone a Gallipoli diventa un problema della filiera economica importantissima, e che più persone vengono più sale il livello di occupazione, che è quello che fa creare sviluppo non solo sociale ed economico ma anche culturale rispetto alla crescita di un paese. Quest'anno non se l'aspettava nessuno, le discoteche abbiamo saputo che non sarebbero state aperte a estate iniziata, c'è stato un tam tam di ragazzi che sono venuti tutti qui, e con i locali chiusi sono riversati molti nel centro urbano, cosa che non succedeva da anni, a dire la verità. Così come mi ricordo quello che diceva Flavio Fasano quando c'era il Sansara aperto e il Parco Gondar aperto, poi si è avviato un processo da parte della Procura, ci sono state le chiusure, sappiamo la storia come è andata. La nostra capacità è stata quella innanzitutto di allungare la stagione, perché 5 anni fa, 6 anni fa, 10 anni fa a Gallipoli il turismo durava 15 giorni, un mese di agosto, oggi le attività nel centro storico non sono aperte tutte tutto l'anno, ma iniziano i primi di aprile, e vi prego di farvi ancora una passeggiata a fine settembre e vedere quante persone ci sono. Tolti 2 anni di Covid abbiamo avuto un aumento, dati di Puglia Promozione, del 30% in più degli stranieri, quindi qualificando anche quella fetta di turismo, perché noi non è che dobbiamo scegliere quale turismo vogliamo, noi vogliamo i turismi, vogliamo i giovani perché coprono una fetta importante, ma vogliamo anche gli stranieri, vogliamo un turismo culturale che si è sviluppato nella città grazie alle nostre iniziative iniziate dall'amministrazione precedente, l'apertura del castello, i luoghi culturali, i musei, le presentazioni di libri che non si sono mai fatte a Gallipoli, i festival della poesia anche destagionalizzando, perché come dire, era importante per noi. E poi soprattutto, non lo dice nessuno, abbiamo riportato a Gallipoli le crociere che sono, portano un turismo di qualità e che erano anni che non c'erano. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma primo, non perdiamo turisti perché ci facciamo danno; due, non inveiamo contro le attività perché le attività portano ricchezza e occupazione e questo con noi non ci sarà mai; tre, creiamo il giusto controllo come abbiamo fatto con l'ordinanza del sovraffollamento e con tutta una serie di iniziative che hanno aiutato comunque a mantenere il livello di controllo sulla città. Non tutto è stato fatto, bisognava farlo meglio, dobbiamo continuare però su questa strada. Un altro minuto? Grazie mille. Allora, Fasano e Murra vogliono risponderle entrambi, quindi diamo... Lei non vuole rispondere? No, un minuto soltanto. Quindi diamo a tutti e tre un minuto di recupero. Quindi partiamo da Fasano, Murra e poi ribatterà Minerva. Volevo solo precisare che se per Stefano Minerva è una questione di numeri l'andamento del turismo, io ritengo l'esatto contrario. Cioè, voler mettere in una bottiglia di un litro e mezzo d'acqua, noi non ce la facciamo, scoppia. Quindi dissento dall'idea che più numeri vengono, più presenze ci sono, più ricchezza c'è. Se Luca Murra, che è un bravissimo gestore di ristoranti, soprattutto di crudité, molto buono, come ristoratore, ha 10 tavolini, quando lui li tiene occupati quei 10 tavolini, è importante che girino. A poco vale che abbia 25.000 persone in piedi che aspettino un tavolino. Questo mi sembra basilare. Allora, la città, io mi auguro che si organizzi, che ci siano i bagni pubblici, che ci sia l'accoglienza adeguata per le persone. Io mi auguro di riceverne 200.000, ma oggi il contenitore che abbiamo è sovraffollato. Allora la diversità delle presenze la fai con un'offerta qualitativa diversa. Offerta culturale, non solo offerta ricreativa. Quanto ha sforato Fasano? No, un minuto? Sforato. Un minuto perfetto? Perché no, perché mi faceva segno qualche secondo prima. Sì, man mano dimostralo. Comunque così non ho sforato. Murra. No, vedi, perché cioè, questo è un argomento ovviamente che mi interessa molto, quindi potrei parlare per ore. Eh beh, sei competente. Anch'io dissento con Stefano, e proprio per questo mi sono anche questo è uno dei motivi per cui mi sono candidato, perché io sono convinto che alla quantità dobbiamo sostituire la qualità. Esatto. Cioè noi non possiamo continuare a dire no, facciamo venire tutti, vogliamo tutti i tipi di turismo. No, io da amministratore lo dico, perché nel caso non votatemi, io da amministratore invece farei un'azione mirata iniziando dalle infrastrutture, perché vi ripeto, tutto inizia dal ridisegnare la città, non a caso il mio motto è ridisegniamo la città. Bisogna ridisegnare la città, capire ogni cosa deve andare al suo posto e poi puntare su un turismo che ci fa alzare il livello. Ovviamente il turismo di qualità viene se alziamo il livello tutti insieme su Gallipoli. L'offerta deve alzare il livello, perché
Quando Stefano dice io faccio lavorare tutti i locali, io anch'io faccio lavorare tutti i locali, ma i locali devono capire che bisogna alzare l'offerta dei prodotti e del servizio che c'è su Gallipoli, altrimenti la Valle d'Itria ci ha superato in questo. Allora noi perché dobbiamo essere meno della Valle d'Itria o perché le persone devono scegliere una Mykonos, una Santorini a Gallipoli che non ha niente da invidiare a nessuna città del mondo? Grazie mille Murra, blocchiamolo. Abbiamo Minerva, un minuto anche per lei, riavviamo il timer. Io dico che i numeri sono importanti, ma che siamo tutti d'accordo che la qualità deve salire. Però le associazioni dei commercianti, le associazioni degli imprenditori, quelli del centro storico di cui come dire, fanno parte tanti amici, in privato mi chiedono cose diverse, poi in pubblico come dire, dicono che i numeri non sono importanti. Io dico che è chiaro che Gallipoli ha un'attrazione importante che noi non dobbiamo limitare, perché se la limitiamo e proviamo a tenere in una bottiglia un litro d'acqua, non ci riusciamo a mettere manco il mezzo litro, perché come è successo per la Sardegna o altri luoghi turistici, passata la moda non si vede più un'anima, e altri luoghi anche del Salento dove prima di essere preparati hanno provato a cambiare l'offerta turistica, non è andata più un'anima. Allora ragioniamo ad una transizione turistica lenta ma efficace, aumentiamo i controlli, chiediamo aiuto alle forze dell'ordine come abbiamo fatto quest'estate e gli altri anni, continuiamo con le ordinanze sul sovraffollamento, combattiamo chi fa il nero, ma continuiamo a fare una bella pubblicità alla nostra città. Grazie mille Minerva, preciso un minuto, andiamo oltre, prossima domanda. Lei ha aperto quella che era la domanda che avevo anche pensato, parliamo di sicurezza, tutto ciò che è accaduto intorno al turismo quest'estate ma succede da anni, ovviamente apre anche un dibattito sulla sicurezza. Ecco, Murra, devi rispondere tu per primo adesso? Sì, mi sa di sì. Perfetto. E qual è la tua visione all'interno del tuo programma elettorale in merito alla sicurezza? Allora, io ritorno. La sicurezza, soprattutto l'estate, il periodo estivo, notiamo, e soprattutto in alcune zone della città, e prendo non a caso la Baia Verde, se uno va in Baia Verde di sera, deve stare attento perché si trova da ogni lato dei ragazzi di colore che sono pericolosi. Questo perché, e torno sempre alla causa, questo è l'effetto, quelli di colore che sono arrivati a Gallipoli per un determinato motivo, perché si ritrovano a Gallipoli? Perché il turismo che c'è stato a Gallipoli in questi anni è stato solo quel tipo di turismo, noi ci siamo riempiti di ragazzini, perché sono venuti, facciamoci un po' di domande, chiediamoci perché questi ragazzi di colore sono venuti a Gallipoli. Allora iniziamo da lì, iniziamo. Se noi risolviamo il problema turismo ad alzare la qualità, sicuramente anche sulla sicurezza avremo anche delle migliorie. Ti dico una cosa, io ho sempre, prima parlavano dei miei locali, io nei miei locali ho sempre cercato di avere la qualità e non la quantità, io non ho mai avuto bisogno di sicurezza, io ho sempre fatto le mie serate con quello che mi consentiva la legge di poter fare. E io non ho mai chiamato sicurezza, questo perché? Perché la sicurezza serve, quando è normale che se su una città ci sono 200.000 ragazzi, è normale che servono le forze dell'ordine, come diceva Flavio Fasano, ma perché dobbiamo arrivare alle forze dell'ordine quando invece possiamo, vi ripeto, lavorare sul turismo? Magari anche non significa, Stefano, fare quantità e guadagnare di più, puoi anche abbassare la quantità, alzare la qualità, alzare i prezzi, perché anche quella questione dei prezzi, ci tengo a sottolineare, quando c'è un servizio buono c'è sicuramente chi lo paga quel servizio. È un po' quindi caro lui, infatti. Ma vabbè, è un po' caro, però perché cerco di selezionare. Quello scherzando. Che dovremmo fare noi a Gallipoli a selezionare il nostro turismo. Benissimo, ha un minuto. Sindaco, vuol dire che lei lo frequenta però il locale di Murra, se sai ogni tanto, e che paga purtroppo anche. Essendo sempre. È un buon gustaio e si vede, non posso nasconderlo, e piacendo il crudo vado ogni tanto a trovarlo. Aspetti, per par condicio, Fasano, anche lei frequenta, paga e apprezza? Io, raramente, non amo il crudo, però è un locale che conosco benissimo, anzi i locali che conosco benissimo, ed è davvero all'altezza. Oh, ma, per una questione di par condicio, anche perché è bello anche conoscere poi dei dati personali. Luca nasce, prima ancora che come politico, nasce davvero come... No, ma non per fare pubblicità alle attività di Murra, piaceva però svelare quelle che sono dei lati personali anche, no? Dei nostri politici, sono candidati, sono amministratori, però hanno una vita privata, escono, vivono la città, vanno nei locali e pagano, come dovrebbero fare tutte le persone comuni. Adesso voglio un attimo spezzare una lancia per noi, prima abbiamo preso un caffè insieme al bar, no? Anche questa storia della rivalità politica non significa che c'è una rivalità personale, perché io sono amico di Stefano, amico di Flavio, ma ovviamente non condivido
la politica di Stefano, come non so se adesso Flavio ha amministrato dal 93 al 2000, io ero anche un po' piccolino, però qualcosa l'ho condivisa, altre no. Quindi dal punto di vista politico si può essere rivali, ma voglio dire, da un punto di vista personale... Se convenite con me, questo lo lasciamo fuori dal minutaggio, perché insomma è un abbraccio virtuale. Sì, siamo d'accordo. No? E Minerva, a lei per rispondere la sicurezza e poi a Fasano. È importante, il controllo della città è importante, specialmente in una città turistica con tanti numeri. Certo, noi paghiamo uno scotto, io a volte l'ho detto, noi a volte ci facciamo male da soli. Quello che succede a Rimini, a Riccione, lo dico con chiarezza come l'ho fatto in delle conferenze stampa aperte, non viene mai fuori. E quello che succede la notte sulla riviera romagnola o in altri luoghi d'Italia è molto più pericoloso o peggiore di quello che succede a Gallipoli. Poi noi siamo bravissimi, passa la spazzatura raccolta alle 7, il maleducato butta la busta, la abbandona alle 8 e facciamo la foto, non è passata l'operatore ecologico a pulire. Purtroppo non ci aiutiamo perché amiamo farci del male da soli, ma al netto di questo ritengo che noi abbiamo bisogno, come abbiamo fatto, di coordinarci con le forze dell'ordine, perché da soli non ce la facciamo. E con tante presenze non basterebbero neanche 200 vigili. C'è un piano della sicurezza che, devo dire, ogni anno è stato organizzato dalla prefettura insieme alle forze dell'ordine, che ci danno un grande lavoro. Abbiamo bisogno ogni anno che i ministeri ci diano aiuti mandandoci tanti rinforzi, perché ci sono zone che vanno presidiate di più, come la Baia Verde, come il Lido San Giovanni. A questo va, diciamo, bisogna anche aiutare con scelte amministrative. Io ho partecipato a un tavolo sulla sicurezza in cui Gallipoli veniva preso ad esempio per gli altri comuni di cui non faccio il nome. Noi abbiamo fatto le ordinanze sulla musica e il divieto di superare determinati decibel o del contenimento degli orari. Abbiamo fatto l'ordinanza sul sovraffollamento con l'operazione insieme alla finanza per andare a controllare chi affitta in nero le case e chi affitta a nero luoghi a più persone di quelle che possono stare da una parte. Abbiamo fatto una serie di controlli congiunti anche alle attività commerciali per evitare che si ecceda in determinate cose. Quindi anche su questo c'è bisogno di uno sforzo in più, ne siamo consapevoli, e c'è bisogno, come ho fatto insieme al tavolo tecnico del turismo, un'invenzione del sindaco Minerva, un'invenzione dell'amministrazione comunale di Gallipoli, di dialogare e capire quali sono i problemi e anche attraverso la voce degli imprenditori o degli operatori del settore riuscire ad intervenire puntualmente sulle cose che non vanno e su cui bisogna migliorare. Abbiamo finanziato anche un piano di telecamere per il centro storico, adesso stiamo partecipando a un progetto del Ministero, perché mettere in alcune zone delle telecamere aiuta anche ad avere un controllo, in particolare nelle ore notturne della città. Grazie mille a Minerva. Flavio Fasano, la sua visione di sicurezza della città. Sì, io premetto, quello che sto per dire non è polemico, è solo una considerazione che c'è nella realtà. Poi in un confronto politico ci sta anche la polemica. No, ma lo voglio dire. No, quando, io sono bravo a fare polemica, ma quando non c'è non voglio farla. Quindi, no, faccio una premessa. O capiamo tutti che Gallipoli non è un prodotto turistico commerciale, ma che è una città, prima ancora di essere un prodotto. Se non capiamo questo, noi siamo fuori strada. Cioè, a Gallipoli stazionano 21.000 abitanti. Gallipoli ha 40 km di costa, per chi non lo sapesse, ed è allungata, questo è il centro storico, poi c'era il borgo, c'era una città che si è andata sviluppando negli anni. Ogni quartiere di questa città ha delle peculiarità. La cosa che non mi convince è che i cittadini, i residenti, vivono con angoscia quei 3 mesi estivi, cioè soffrono la presenza del turismo come se fosse un esproprio della loro. Allora, questo perché noi pensiamo al turismo come qualcosa da concentrare economicamente quei 3 mesi l'anno. Quando io dicevo che non voglio, Stefano, parlare di destagionalizzazione, dobbiamo parlare di una città viva che lavora, produce e accoglie 365 giorni l'anno. Cioè, la gastronomia che, diciamo, somministra Luca nel suo, non è che la dà solo da luglio a agosto, voglio dire, io posso andare anche a novembre a mangiare. Allora, se noi adottiamo una politica che valorizzi fin da subito la nostra realtà quotidiana, noi non abbiamo bisogno di un super afflusso
di presenze quei 3 mesi per dire ecco tutti gli operatori possono stare bene gli altri 9 mesi. Allora un modello di città presuppone turistica, presuppone anche la consapevolezza di questo, controllo del territorio. Io sono stato, diciamo, quello che magari ha fatto una provocazione, no? Dicevo, quest'estate occorrono l'esercito, perché l'esercito può vigilare il territorio, può avere con le ronde e serve da deterrente. Luca diceva i ragazzi di colore, non ha aggiunto una cosa importante, noi non abbiamo nulla contro i ragazzi di colore, assolutamente, ma quei ragazzi di colore sono spacciatori di droga, voleva dire che qui a Gallipoli diventa il mercato della droga, perché vengono anche da Brindisi a comprare la droga a Gallipoli. Allora, per togliere ed estirpare quest'idea della città, Stefano, l'idea della città non la fanno quelli che dissentono da quello che accade, cioè non so che cosa accade a Rimini, però non puoi dire che a Gallipoli si ingrandiscono le cose, noi dobbiamo ragionare. Ecco, io vorrei da questo punto di vista che ci fosse maggiore solidarietà tra noi e la ricerca di un modello di città. Non voglio modello Rimini, modello Gallipoli. Ecco, deve nascere la consapevolezza con gli operatori commerciali, con gli imprenditori, con le forze politiche, deve nascere quest'idea di Gallipoli, città che vive tutto l'anno. Grazie mille Fasano, grazie mille. Io adesso chiedo un'autorizzazione a voi, se la regia me lo conferma, mancano forse meno di 10 minuti, giusto? Mi confermate i tempi? 10 minuti, perfetto. Io autorizzo prima della richiesta. Grazie della fiducia. Allora, se noi manteniamo le risposte per 3 minuti, sarebbe l'ultima domanda. Se la accorciamo a 1 minuto riusciamo ad affrontare più temi. Poi se ovviamente c'è la volontà di affrontare altre cose. Decidi tu. Io vorrei approfondire più temi perché... Quindi tentiamo nel timer, minuto. Lo impostiamo a 1 minuto, poi se c'è bisogno di allungarci ci allunghiamo tranquillamente. Certo. Minerva, lei poco fa... Posso fare una notazione che fa parte del clima? Io ho sempre voluto un confronto, poi vabbè, ci siamo divisi su dove farlo o no. Mi complimento con la vostra emittente perché noi non parliamo così, non so da quanti anni. Però convieni che in piazza sarebbe difficile. Lascia stare adesso, ma non incominciate. Io sto dicendo, sto apprezzando, perché diciamo quando si discute serenamente anche i cittadini decideranno con più serenità chi scegliere fra noi tre. Quindi complimenti alla, diciamo, all'idea che avete avuto e anche a noi che siamo persone, alla fine, tutto sommato, per bene tutti e tre. Diciamo, quello che sta emergendo da questo confronto è che alla fine il Palazzo Balsamo avrà sicuramente un primo cittadino che amerà la sua città. Quindi questo è un bel messaggio che sta passando da questo confronto. Minerva, lei poco fa ha fatto riferimento alla raccolta differenziata, a quanto alle volte i propri cittadini siano i primi a essere ostici e creare dei problemi anche all'impegno dell'amministrazione comunale. Ecco, quale obiettivo ha raggiunto lei e cosa vuole fare in politica ambientale eventualmente nel suo secondo mandato? Su questo è una delle cose più grandi che penso mi si debba riconoscere, portare una rivoluzione a Gallipoli. 5 anni fa tutti dicevano che Gallipoli è impossibile fare raccolta differenziata e i gallipolini non ce la faranno mai, ci prendevano in giro dagli altri comuni. Noi siamo passati dall'8% da quando sono diventato sindaco a in alcuni mesi invernali il 70% di raccolta differenziata, il 60% in estate, che è una rivoluzione assoluta. Poi abbiamo dovuto combattere con gli sporcaccioni, quelli che abbandonavano i rifiuti, quelli che facevano le discariche abusive, ma anche lì siamo intervenuti con come dire, la mano ferma, le fototrappole, abbiamo fatto centinaia e centinaia di multe agli sporcaccioni e siamo riusciti ad ottenere, diciamo, un livello di raccolta differenziata importante. E anche, diciamo, su questa tematica io ritengo che noi abbiamo ottenuto dei risultati grazie ai quali siamo riusciti anche ad abbattere il costo della tassa sulla spazzatura. Quest'anno a dicembre, con il saldo dell'ultima rata, le famiglie avranno un 8% in media in meno su quella tassa, le attività addirittura oltre il 20% in meno. Benissimo, 1 minuto e 20, Minerva. 1 minuto e 13, Fasano, 1 minuto e 13 per lei, la sua visione di politica ambientale differenziata. Sì, è chiaro che da zero che stavamo adesso siamo ad un più ed è chiaro che la raccolta differenziata è stata fatta in questi 5 anni. Il problema però è il tipo di raccolta e le modalità di espletamento del servizio che lasciano purtroppo molto a desiderare. Andrebbe rivisto il capitolato, non possiamo vedere permanentemente dei bidoni per strada che sono veicolo di infezioni, non possiamo pensare che nel centro storico dove ci sono case uno accanto all'altro uno si
deve tenere un bidone giallo per la carta, un bidone, cioè bisogna incentivare l'ecocentro con il conferimento diretto. Bisognerebbe, secondo me, fare degli sconti di tassa per chi va a conferire con una tessera, come avviene nelle città normali, voglio dire, non è una trovata mia. Secondo me va rivisto il capitolato, cioè io che ho una mamma di 93 anni, e se non ci fossi io, mia madre non andrebbe mai con la macchina, allora è giusto che ci sia la raccolta porta a porta. Se io invece sono autosufficiente, io raccolgo le cose, vado ad un ecocentro, e non è quello che c'è adesso, perché diciamo lasciamo perdere, mi metto con la tessera, col codice sanitario, i miei rifiuti, mi viene stampata, no? Dobbiamo fare un salto di qualità. Grazie mille, un minuto e 13. Forse anche. Non si è accorto delle isole ecologiche, però nel frattempo dove funziona così? Sì, vabbè Stefano, ma sono marginali, credimi, l'utilizzo che ne hanno, che non ho detto però che non ci sono. Vai, ma tu devi darmi atto che va migliorato il servizio, non puoi farlo così. Murra, sì, mi unisco a Flavio, comunque non si può dire che non c'è stato, comunque la raccolta differenziata in questi ultimi anni, perché comunque il servizio adesso si fa, però è normale che bisogna migliorarlo, perché... È chiaro, è questo stiamo dicendo. Aggiungo a quello che dice Flavio, io farei delle tessere proprio premio, dove uno che conferisce viene anche ad avere un vantaggio eventualmente sulle tasse che pagherà poi in seguito. E aumenterei i cestini che ci sono in città, perché secondo me sono ancora troppo pochi. Cioè io sono abituato, quando una carta la butto in macchina, praticamente la mia macchina accanto sul lato passeggero è pieno di carte, chi entra dice cos'è, vabbè, poi ti fermi da una parte, le prendo tutte, le butto. Però dovremmo iniziare prima noi cittadini ad avere, e si tratta di questa, di educazione civica, a non sporcare, e qua dovremmo fare prima dovrebbe iniziare da noi questo. Poi niente, secondo me bisogna migliorare anche il servizio porta a porta, e soprattutto secondo me il centro, l'isola ecologica, l'ecocentro che c'è su. Perfetto, grazie mille. Fasano, ripartiamo da lei. Nella presentazione delle liste il candidato Minerva ha detto: lascio i conti in ordine e in questi anni ho abbassato le tasse ai cittadini. È reale? Che abbia abbassato le tasse no, che ne dica lui, io non ho voluto interromperlo sulla nettezza urbana, stanno arrivando cartelle maggiorate rispetto, ma non è questo. Però... No, dimmi. No, va spiegato tecnicamente, perché sulla prima rata c'è, per poter coprire i costi, un 5% in più rispetto a prima. E quindi non però c'è una diminuzione. No, la diminuzione c'è sul terzo saldo, che è l'ultimo. Cioè dobbiamo aspettare, aspettiamo. A dicembre. Cittadini, aspettiamo il terzo saldo. Possono andare tutti i cittadini all'ufficio a farsi calcoli, tutti quelli che sono venuti, che hanno scritto su Facebook, non è vero, e sono venuti, poi sono dovuti zittire perché hanno visto che risparmiamo. Vabbè, diciamo, ridurranno le tasse, ancora non sono ridotte. Ecco, con Stefano a distanza abbiamo fatto una polemica sui palchi, diciamo, perché ricorrere all'indebitamento per effettuare interventi infrastrutturali per un comune è un modo di ragionare virtuoso. Cioè, se Luca, scusami, mi piace citare te, che è un imprenditore, tiene i suoi soldi, vive con i suoi soldi, deve fare un acquisto di un altro un ristorante, non prende dal suo conto corrente e acquista il ristorante, no, lui fa ricorso al debito, va alla banca, si fa finanziare e pagherà le sue rate di mutuo. Allo stesso modo un comune deve operare. Stefano per la fretta ha voluto fare delle opere pubbliche, fatte male per giunta, che però sono costate 1,5 milioni, l'elenco. 350... In un secondo le elenco. Sì, no, 300... allora, Parco della Filosofia, pallone tensostatico, infrastrutture sulle strade fatte, lui ha speso 1,5 milioni dal bilancio, quando poteva, se avesse programmato in tempo, ricorrere al credito. Questo. Grazie mille, allora 1:48 per Murra e Minerva e poi siamo arrivati al termine. Allora, io di tasse che ho trovato in meno, ovviamente la tassa dell'occupazione del suolo pubblico, che è stata cancellata perché per il Covid. Stato il primo comune in Italia, vabbè, lo devi dire. Grazie Stefano. E per quanto riguarda l'indebitamento, io sono d'accordo su quello che dice Flavio, perché ovviamente se devi fare un locale, una volta che... Torniamo a prima, chiami l'architetto, ti fa il locale, te lo disegna, poi ovviamente devi trovare le fonti di finanziamento. Le fonti di finanziamento sono o mezzi propri, o ricorri alla banca, o ricorri ai finanziamenti pubblici.
E quindi Gallipoli, per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, siamo indietro, ma molto indietro rispetto, lo devo dire, a un comune qui vicino che comunque ha iniziato insieme e ha ribaltato una città, quando ancora noi invece di grandi opere non abbiamo visto niente. Di fonti di finanziamento, Stefano ha utilizzato soltanto le fonti di finanziamento, i mezzi propri. Quelle, se devi fare una grande opera, ci sono anche le fonti di finanziamento dalla banca, perché comunque ci sono i debiti sani anche in un'attività. La Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti. Grazie mille. Minerva, a lei. Io sono orgoglioso di non aver indebitato la mia città, perché la vita pubblica di un'amministrazione non sono le tasche di una famiglia. Una famiglia a casa sua decide quello che vuole, un sindaco deve decidere per il meglio dei propri cittadini. Fare un mutuo significa non solo dover restituire quei soldi, ma restituire anche pagare anche il tasso di interesse. Questo significa in prospettiva indebitare una città. Possiamo dire quello che vogliamo, ma significa in prospettiva aumentare il debito pubblico della città stessa e dover aumentare le tasse. Noi abbiamo fatto quei soldi, abbiamo fatto quelle opere che abbiamo previsto con soldi nostri di bilancio, che siamo stati bravi a mettere da parte, senza tagliare sulle altre spese, perché non abbiamo tagliato la spesa sociale, perché abbiamo aiutato i commercianti, lo ha testimoniato adesso Luca Mura, abbiamo aiutato le famiglie con i sussidi diretti visto il periodo del Covid, non abbiamo rinunciato a tutta la parte di aiuto agli anziani, alle famiglie, all'acquisto dei libri per i bambini, a tutti i microservizi che sono necessari per una comunità. Abbiamo preso 21 milioni di euro di finanziamento, su questo dobbiamo fare di più e c'è bisogno di una squadra di progettazione fatta apposta per questo, ma noi abbiamo lavorato, fatto opere di ordinaria amministrazione, di straordinaria amministrazione con i soldi nostri e abbiamo abbassato le tasse e questo è un dato di fatto. E grazie mille, siamo arrivati al termine del nostro confronto qui all'interno della sala consigliare di Palazzo Balsamo. Adesso abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, abbiamo analizzato i vari programmi, i nostri candidati hanno parlato in un confronto che veramente è stato costruttivo. La parola noi la passiamo direttamente a chi ci segue da casa, quindi agli elettori che il 3 e il 4 andranno a scegliere chi sarà il candidato sindaco di Gallipoli. Io intanto ringrazio Flavio Fasano di Gallipoli Futuro per la presenza e la disponibilità, grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamo Stefano Minerva, sindaco uscente del comune di Gallipoli, grazie mille. Minerva. Grazie a voi, un saluto a tutti a casa. E ringraziamo Luca Murra, candidato di Fratelli d'Italia, candidato grazie, sindaco. Grazie mille, un saluto a casa. E da voi noi diamo appuntamento, come al solito, al prossimo appuntamento di Verso il Voto per raccontarvi quello che è il panorama elettorale, ma soprattutto le persone che si nascondono dietro ogni politico.